Una sera di qualche anno prima, Abel era uscito in cerca di una solita preda notturna, ma ricevette un'amara sorpresa. Non ti disseterai più di alcun essere umano. Se lo farai, i sensi di colpa ti perseguiteranno per l'eternità. Da oggi vivrai con il rimorso dei tuoi crimini passati, ora e sempre. Con queste parole, una zingara lo maledì. Da quel giorno, Abel cercava di soddisfare il suo bisogno di sangue nutrendosi di sacche di plasma, instaurando una particolare empatia nei confronti delle vittime di altri vampiri. Una delle tante notti della sua eterna dannazione, vedendo una ragazza dai biondi capelli in pericolo, corre in suo aiuto. Bellezza, che ci facevi qui? Non ti hanno mai detto di stare alla larga dai vampiri? Esordisce il ragazzo dopo averla portata in salvo. Un vampiro? Quindi sei uno di quelli che crede a queste leggende? Risponde lei, incredula. Credo a quello che vedo e ti consiglio di stare alla larga da quel tipo. Piacere, io sono Abel e da oggi, se lo vorrai, sarò il tuo protettore. Si presenta sorridendo. Ah, sei stato carino a preoccuparti. Io mi chiamo Beatrice e non ho paura di nulla. Forse dovrei? Amici, e Amici, benvenuti a una nuova puntata di The Sofrenando. Sims 4. Eccoci anche oggi a casa dei vampiri. Innanzitutto, grazie mille per tutti i consigli che mi avete scritto e scusatemi per la mia ignoranza nella prima puntata dedicata ai vampiri, ma l'ho registrata proprio un'ora dopo dell'uscita del Game Pack e non mi ero informata, avevo solo letto giusto qualche anticipazione qua e là, ho preferito scoprire le novità interamente insieme a voi. Ovviamente molte cose non le sapevo, come dove trovare il plasma e altri piccoli dettagli vampireschi. Ora sono molto più informata, perciò grazie ai vostri consigli. Avrete visto che Abel ha conosciuto la nostra Beatrice. Fra i due sembra essere scattata una certa intesa. Inoltre, il povero Abel è stato vittima di un incantesimo, quindi ricordate che lui già aspirava a diventare un vampiro buono. Qualcuno ha voluto, se si può dire, aiutarlo in questo, facendogli però una specie di maledizione. Una signora, che lui stava cercando di attaccare per sfamarsi, lo ha maledetto in modo tale che Abel diventasse un bevitore colpevole. La sua prima debolezza. Quindi sentiti in colpa quando bevi dai Sim senza permesso. Un'empatia eccessiva nei confronti delle prede farà sì che Abel trovi stressante bere da una preda recalcitrante. In realtà Abel si sentirà davvero molto in colpa per tutto ciò che ha fatto in passato e cercherà di evitare di sfamarsi bevendo da altri Sim. Quindi proverà a farlo soltanto con i frutti di plasma, in caso contrario subirà dei grandissimi sensi di colpa. Inoltre, per lui ho scelto anche dei poteri, ovvero forma di pipistrello, acquisisci la capacità di volare ovunque come pipistrello. Nessuno sospetta mai del pipistrello, né certamente sospetterà di Abel quando volerà con le sue sembianze. Librati da qua a là e trova magari l'amore come creatura della notte dotata di sonar. E poi
ha la forza vampiresca. Vinci delle lotte più spesso e allenati con maggiore efficienza. La forza vampiresca avvantaggia Abel nella forma fisica, negli incontri di allenamento e nelle lotte. E Sì, al momento è diventato un Viola, vampiro minore, leggendo come i libri, Asha le Parbole, enciclopedie Angel Treccanini e informandosi un po' su internet. La mamma Evalee, Evergarden, invece, Assurance, lei è ancora più a buon punto, Bloom, è sempre un vampiro Lucia minore. Perot. E per lei ho scelto: rivela la personalità, scopri ogni dettaglio dei tratti di un altro sim, liberati delle conversazioni noiose e della conoscenza degli altri. Evelyn imparerà all'istante ogni dettaglio della personalità degli altri sim, visitandone in prima persona i lobi frontali. E poi, incantesimo vampiresco, fai che i sim vicini trovino Evoli attraente. Gli incantesimi vampireschi rendono Evoli ancora più abile al gioco dell'amore. E la sua debolezza invece è la pelle di Afana, rende il sole più nocivo della norma. I raggi del sole bruciano rapidamente la pelle asciutta di Evoli. Deve fare attenzione quando si trova all'aperto durante le ore diurne. Il papà invece deve ancora finire di studiare. Ma qui compare confusione vampiresca. Per questo libro è incomprensibile. Il vampirismo è troppo complicato, perciò lo faremo con calma. Tra le altre cose, ci hanno anche staccato la corrente, perciò avremo un po' più di atmosfera vampiresca. E siccome sono rimasti senza soldi, ho scelto per loro dei lavori. Il papà sarà agente segreto e la mamma una pittrice, essendo un amante dell'arte. Adesso vediamo, vorrei vedere in azione i loro poteri. Hanno un pochino fame. Ho notato che le sacche di plasma non. Cioè, una sola sacca di plasma non li sfama moltissimo. Poi, siccome Evelyn ha bisogno di socialità, proviamo a socializzare con qualcuno. Qui chi abbiamo? Marta Esposito. Presentazione amichevole. Contate che loro non hanno lo stesso problema di Abel, perciò continueranno anche a sfamarsi attraverso i sim. Vediamo qualche interazione inerente ai suoi nuovi poteri. Non so se. Oddio, Rachel! No, dai, Rachel, lasciamela in pace. Vediamo su Vampiro. Ecco, rivela la personalità. Ora devo proprio andare. Ma no, ma no, ma no, non andare. Evelyn ha imparato tutto quel che c'è da sapere su Marta, ordinata, perfezionista, amante della musica. No, dai, non andare, che Evelyn avrebbe un pochino fame. Mintendo di plasma al punto da nutrire una predilezione per questa bevanda straordinaria che soddisfa anche la voglia più estrema. Ti ringrazio. Che dice qui? Bevanda divina! Per aver bevuto plasma da un sim gustoso, quel tal sim era particolarmente gustoso. Ah, vedi? L'altra volta non ci è capitato. Bene, vuol dire che lei aveva un buon plasma. Vediamo loro. Ma cos'è questa cosa? Acchiappa zanzare di Sixam selvatica. Ok, allora anche lui ha un po' di fame e dovrebbe divertirsi. Allora tu sfamati con una sacca di plasma. Ma mi sa che una non basta. Prendine un'altra. Invece con Derek andiamo a caccia. Eric Lewis. Presentazione amichevole. Derek non ha ancora poteri particolari perché non ha raggiunto il livello di vampiro minore. Resiste al bere profondamente per un giorno. Wow! Yifka Bumzoi, Falanus Pitfall, Bivange. Tib Tib, Yalup, Wurch, Wurch Nala Chalu, Yibs Yibs, Polama? Laraset.
eccoli, che cade. Felice, soddisfazione sanguinaria. Ok. Ora, la cosa brutta è che loro, potendo uscire soltanto di notte, non possiamo incontrarci con nessuno, tantomeno andare a trovare qualcuno. È già mezzanotte, perciò direi di vederci il giorno successivo. Bene, è mattina e Abel sta per andare a scuola, ma è stordito per la malattia. Abel non sa dire se sia lui o il resto del mondo a girare intorno. Ma come? Io credevo che i vampiri non si ammalassero. Intanto Derek è andato al lavoro, così guadagniamo qualcosina. Mariniamo la scuola e andiamo da qualche altra parte. Rovine antiche. Hai capito, Beatrice? Che ne dite? Le diamo retta? Quasi quasi. Eccoci, ovviamente lui non può stare al sole. Chi è che ci chiama il preside? No, 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 non rispondiamo. Quindi dobbiamo cercare un posto riparato. Sapete che qui non credo ci sia. Questo potrebbe essere un problema. Diciamo che non è stato il luogo migliore dove venire. Comunque dai, vediamo fin quando resiste. Teniamo d'occhio l'energia. Eh no, cala velocissimamente, poverino. Tra l'altro è anche malato. Peggio di così non poteva andare. Allora, vediamo qualche interazione carina. Ovviamente Abel non vuole dire a Beatrice di essere un vampiro. Come voi avete potuto vedere all'inizio del video, l'ha salvata dalle mani del conte che stava per attaccarla. Abel, dopo l'incantesimo che gli è stato fatto, cerca di essere, diciamo, un giustiziere e cerca di salvare un sim quando vede che si trova fra le mani di un vampiro. Verso Beatrice ha sentito in modo particolare questa cosa e perciò l'ha strappata via dalle grinfie del conte. Ora però non possiamo neanche azzardare interazioni romantiche perché lui è troppo a disagio. Ma se invece la invitassimo da un'altra parte? Sì, dicevo, Abel non ha voluto rivelare a Beatrice di essere un vampiro, ma ovviamente ha dovuto dirle che lei si trovava fra le mani di uno di loro. E diciamo che Beatrice aveva sentito parlare di questi vampiri, di questo quartiere particolare, Forgotten Hollow, e incuriosita infatti era venuta a visitare la casa del conte. Ora, siccome le è rimasta la curiosità, ha chiesto ad Abel di accompagnarla in modo che lui possa proteggerla e difenderla da eventuali attacchi. Quindi sono venuti qui, così Abel potrà anche stare in un posto riparato dal sole. Ora, bussa alla porta. Certo però, non puoi fare queste cose davanti a lei. E ne approfittiamo anche per dare un'occhiata alla casa del conte. Lui è qui che suona. Certo che è molto bella e inquietante allo stesso tempo. Ok, lui inoltre avrebbe fame, o meglio sete, perciò bevi una sacca di plasma fingendo che sia un succo. Magari senza offrirlo a Beatrice. Guardiamo qui questa statua. Ci dice qualcosa? No. Sei... Nel frattempo chiacchieriamo. Racconta una barzelletta sui vampiri, perché no? Quambix, Palindromus, Ocoba. Proviamo qualcosa di romantico. E se lui è teso? No, ora è felice. Beh, dove vai? Non inoltrarti da sola. Facciamo complimento all'aspetto. Ora flirta. Cheshire, Vincapa Baru. Andiamo a vedere il piano di sopra. Guardate qui tutti i quadri. Saranno... Ah, questi sono altri personaggi. Questi sulla destra sono altri personaggi che ho visto nei video del Game Pack. Saranno imparentati. Fenga. No, ma dove va? Andiamo insieme a visitare il piano di sotto. Mi esprime ammirazione. Brinable, Chucky.
Ribbix Kiranga. Oh, me boof Narskull. Galimpo. Alupaz. Complimento. Yumvala. Beric. Neeb. What is? Yebs. Sono entrambi a disagio, perciò direi di rientrare a casa. Ok, eccoci a casa. E Abel ha nuovamente sete. Devo dire che questo fatto di nutrirsi soltanto con il plasma è parecchio dispendioso. Mi piacerebbe anche coltivare il frutto di plasma in modo da magari risparmiare qualcosina. Dovremmo poter comprare i semi. Vediamo un momento. Acquista semi di frutto di plasma. Wow, un pacchetto costa 300 simoleon, ne abbiamo 391, giusti giusti, e non pagheremo le bollette. Ok, vediamo, lo mettiamo qui. Pianta. Ok, bene. Questa puntata direi di salutarci qui. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un pollice in su al video se vi è piaciuto e tanti commentini. Io vi ringrazio per quelli che mi lasciate sempre, per tutti i consigli. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo prestissimo!